Bologna e Germania che viaggiano con la sanità, sempre, non con un'idea immanente, ma fortuna capitata che c'è di essere in Germania, di avere tutti i servizi sanitari a disposizione, di avere una sostanziale autosufficienza in qualunque ambito clinico, ma come il frutto di scelte che possono anche portare a migliorare e a rendere migliori le risposte alla nostra città. Questo davvero è l'impegno che c'è sempre, e questo è un caso paradigmatico di questo, perché per arrivare oggi non è veramente quella che è stato troppo modesto nel dire che non voleva parlare di questi 4 anni, ma in questi 4 anni sono successe cose straordinarie. Spesso abbiamo solo i problemi di cose faticose, di contesti organizzativi che vorremmo migliori, ci mancherebbe. Però credo che ogni tanto vada anche sottolineato quando le scelte cambiano le cose. Questo è un problema in cui la scelta di rafforzare la rete storica della nostra città metropolitana è fatta di un rafforzamento di strutture, investimenti, di acquisizioni anche di professionisti, quando abbiamo modo di lavoro siamo sempre particolarmente contenti. Ancora abbiamo una vecchia questione da sedia alla fine, la consideriamo una parziale attenuazione, di scherzi, e anche di buone scelte normative, che le guide che venivano raccontate prima sono state un elemento per allargare le scelte, le pratiche, le best practice, si suol dire, ma per il territorio regionale. Quindi davvero c'è questo, c'è la scelta di lavorare a rete, la scelta di anche uscire da qualcuno dalla propria parzialità, come è necessario per un ambito come questo, di avere un approccio multidisciplinare, multiprofessionale, di equipe, relazione clinica, di farlo nella fase acuta e di farlo nella fase vegetativa, di farlo un'altra grande scelta di questa regione, di questo territorio, che è quella dei percorsi, perché io ho fatto per 5 anni di parlamentare, ho visto cose che voi umani non potete neppure immaginare, cioè qui parliamo dei percorsi degli nostri terapeuti, che hanno fatto quasi ascoltato. Quindi anche qui credo che segnalare che questo sia appunto certamente il grande impegno dei professionisti, dei clinici, degli operatori tutti, ma anche una scelta che credo si sia dimostrata, si è dimostrata ogni giorno la scelta giusta, ci tengo a farlo, e anche una rete riabilitativa che mette insieme le eccellenze del nostro sistema pubblico in tutte le sue espressioni. C'è un tema che è stato sottolineato, forse intreccia ancora di più la responsabilità anche specifica di chi, come me, nel tempo rappresenta la cittadinanza, che è appunto quello della cittadinanza, la consapevolezza della cittadinanza, una crescita della sensibilizzazione e della consapevolezza della cittadinanza, che sulla cosa su cui c'è ancora strada da fare, ovviamente, come veniva detto, c'è stata una strada maggiore da fare che per altre patologie, su cui magari negli anni si è avuto una crescita di questa consapevolezza, sicuramente anche il suggerimento di occasioni che ci sono in piazza di sensibilizzazione, avere attenzione, diciamo, agli intrecci, uscendo diciamo le malattie di cui ogni tanto guardiamo le cose. Organizzata la sessione di quella piazza, lo dico solo perché non c'è, ma giusto richiamo, e sicuramente anche un altro richiamo che raccolgo con molto interesse, in quanto impegno che come Comune di Bologna voglio testimoniare, anche davvero in collaborazione con Alice Bologna, che davvero ringrazio per il grande lavoro che fa. Proprio perché che anche qui dimostra un'altra cosa, che per noi la salute non è solamente l'atto clinico fondamentale, imprescindibile, di qualità e di eccellenza, ma è una comunità che è curante, che si prende
si fa carico, si prende in carico, diciamo, la complessità della fase, dei momenti, della gestione anche delle persone in tutta la loro, diciamo, dimensione di bisogno, che è clinico, che è assistenziale, che è anche psicologico, che è anche di orientamento verso se stessi. Quindi questa direzione, come il Comune di Bologna, voglio testimoniare la volontà del Comune che si rafforzerà. Noi abbiamo anche un tavolo di promozione della salute che tratta insieme con Bologna, insieme con le aziende cittadine, assieme all'Università di Bologna, assieme all'ufficio scolastico, quindi è davvero un tavolo pieno di realtà istituzionali, di competenze, però che il tema della sensibilizzazione intorno all'ictus, allo stroke, sia un tema della salute. Come, ci tengo a dirlo, giustissimo richiamo che ha fatto il dottor Ferro, nella costruzione, nella definizione dell'offerta territoriale, che per noi è una cosa molto seria, noi abbiamo fatto cambiare l'etichetta fuori dalle case della salute, pur per fortuna che qui noi abbiamo, a differenza di altri territori, per farle diventare case di qualità, ma dobbiamo affrontare in pieno quel cambiamento anche di prospettiva, di ambizione che le case di qualità rappresentano. Una cosa che ci tengo a dire ieri sera, questa settimana, siamo, una settimana e mese, siamo con tutta la giunta, il sindaco, il quartiere cittadino, per, diciamo, approfondire e fare dei focus specifici. In ogni quartiere, in questo momento, siamo al quartiere Sabra, che è un quartiere che sarà oggetto di un grande, diciamo, sicuramente dal punto di vista strutturale, novità dal punto di vista della vicina territoriale, che è appunto la nuova casa della comunità del quartiere Sabra, che sorgerà, diciamo, sulle ceneri del centro clinico di Via Faenza, in quella struttura solo immaginate, ambulatori riabilitativi e appunto la possibilità di avere anche sul piano territoriale una risposta che dia un ulteriore punto a questa rete di continuità clinica assistenziale per le persone che per i pazienti con quindi insomma. Ci teniamo a sottolineare queste cose, ad assumerci anche noi con quota, con impegno, a dire che ci sentiamo parte di questa rete e a ringraziarvi davvero, perché credo davvero che anche occasioni come queste servano per sensibilizzare i cittadini, servano anche per testimoniare e